Assessore Gianpedrone, chiudiamo l'anno e lo ricominciamo sempre dovendo gestire purtroppo delle emergenze, ma diciamo che insomma la situazione si sta evolvendo, a cominciare da Rocchetta Nervina dove sono partiti i lavori per il nuovo ponte, quindi nonostante i guai, tempi rispettati? Rocchetta Nervina è la priorità assoluta della Regione Liguria in quanto impegnati insieme all'amministrazione comunale a togliere dall'isolamento tutta quella frazione, e credo che sia, come dire, tempi rispettati rispetto al fatto che abbiamo detto avremmo messo un secondo in meno rispetto a un secondo in più per finire le opere. Mi pare che si vada verso il 10-11 di gennaio e credo che con l'impegno di tutti potrà la fine della settimana prossima essere anche la fine di un incubo per quel comune, credo per l'amministrazione, per il sindaco e per tutti i cittadini, e saremo tutti insieme a loro anche, come dire, per festeggiare il nuovo anno con questa soluzione che riteniamo assolutamente provvisoria ma che condizione necessaria per poterli far uscire dall'isolamento nel mentre verranno poi terminati i lavori definitivi sulla strada provinciale. Ecco, intanto si lavora anche ovviamente per cercare di risolvere la situazione di Cenova, in questo caso con la Fondazione Cima, per analizzare quello che potranno essere gli interventi successivi. Beh, su Cenova abbiamo fatto due interventi diversi. Il primo è stato un finanziamento regionale che mette in campo una serie di interventi che hanno l'obiettivo di mitigare il rischio per la frazione e che riteniamo indispensabili anche solo per affrontare i prossimi mesi, che saranno ancora comunque molto delicati, augurandoci di non avere più le allerte che abbiamo dovuto patire fra ottobre, novembre e dicembre. Ma nello stesso tempo abbiamo scelto il meglio che abbiamo in campo, cioè la Fondazione Cima e l'Università di Firenze, che sono i centri di competenza del Dipartimento Nazionale, che studiano anche peraltro la frana sulla 6, quindi la frana tristemente famosa per il crollo del viadotto, che ci consentirà di capire intanto come si muove ancora quel fronte di frana, ma soprattutto anche capire che cosa si può fare per mettere definitivamente in sicurezza una situazione che purtroppo è in movimento dal 2016 e per la quale immagino serviranno risorse importanti per poterla aggredire.